Hola Gringos, Missile 2087 e oggi siamo tornati su Harry Potter e la Pietra Filosofale. La Pietra Filosofale, allora, ci eravamo lasciati nella cueva del Semo de Fuoco, del Semo de Fuego, e nulla, beh, che dire, devo ricordarmi un attimo i tasti e la mia sedia non vuole collaborare. Perfetto. Qua? Sì. Perfetto. Allora, niente, vediamo di speedrunnare. Vediamo di speedrunnare sto giro. No, non ho aperto il foglietto per ricordarmi dove stanno le figurine. Oh, cazzo. Aspettate, ma forse ce l'avevo nella foto. Forse l'avevo fotografato, aspettate. Cazzo, 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 cazzo. No. Merda, perché non mi preparo le cose prima di cominciare i video? Non è lui. Oddio. Ma Dio, dove... Ma dove cazzo l'ho salvata sta... Va bene. Devo fare un attimo dei magheggi, signori, allora. HP.txt. Figurine? HP1 figurine. No, ragazzi, devo fare un attimo un magheggio. Ok, aspettate. No! Mi sto incazzando. Aspettate, aspettate. Ma tutto questo perché sono scemo io? Tutto questo perché sono scemo io? Allora. Queste semi di fuoco. Sotto il ceppo tagliato nella zona pre-cascatella. Ok. So dove sta la prossima. Ok. Ok, aspettate. Posso fare anche senza WASD. Posso fare anche senza WASD. Ci si può fare. Ok. Filipendo. Ok, aspettate. Non mi serve usare le frecce. Scusatemi, eh. Ok, no. Con fre... con o senza frecce uguale. Allora. Una sta qua. Oddio, cosa fai, Harry? Ok, qua. Qua. Ok, sta qui. Poi. La prossima. Ok, alla prossima dobbiamo avere tutti e 25 semi e ce la dà Hagrid. Perfetto. Allora, gente, questa volta lo possiamo finire come si deve. Questa volta possiamo finire il gioco come si deve. Allora. Qua, per favore. Rispara, rispara, please. Tanto mi sono visto anche un video che spiega come arrivare nella debug mode. Però non è che alla fin fine la debug mode mi importi tantissimo. Certo, posso no clipparmi. Posso no clipparmi e pettare la capra, quello è vero. Però ci importa il giusto in realtà. Allora, adesso possiamo andare tranquilli fino da Hagrid. Però dobbiamo avere 25. Dobbiamo avere i 25 cosi di fuoco. Aspettate. Ansia. E anche le gelatine sono importanti perché se no Fred e George non ci danno niente. Allora. Oddio, anche 307 gelatine non sono male. Però. Ah. Inizia tutto. Allora. Oh, eccoli, eccoli. Ah, l'abbiamo trovati ora per la prima volta? Eso debe ser una planta de semillas de fuego. Hagrid me dijo que me apartara de las semillas calientes. Ha detto fuoco e non fuego? What? Ha detto fuoco e non fuego? What? What? Ok. Va bene, Hagrid mi ha detto di non prenderli se finché bruciano. Ok. Due. Tre. Allora. Spamma. Spamma. Allora. Qua niente. Alla Homara! Madonna, in spagnolo quanto si sente la H, anche se immagino sia normale, ma...
Quanto cacchio si sente la H. Allora, di qua. Me ne servono 25. Me ne servono 25. Allora, fino a che non arrivo da... Fino a che non arrivo da Hagrid... Allora, finché non arrivo da Hagrid non ho cose da cercare. Però i semi mi servono, perché se non ne ho 25... se non ne ho 25 da Hagrid non la prendo la figurina. E la prendo permanentemente lì dietro. Allora... Oddio, il lag! 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 Ok. Il gioco sembra essersi riassestato. Allora. Please. Sali. Non sto facendo salti precisissimi, ma va bene uguale. Non sto facendo salti precisissimi, ma va bene uguale. Please, però. Allora, ah, ho le dita gelide. Ho le dita gelide, non avete idea. E io non so perché sono... Ora sono rimasti due là, ma va bene. Ragazzi, io non capisco perché. Io sono quella persona che preferisce mille volte il freddo al caldo, assolutamente. Il freddo è mille volte meglio del caldo. Chi dice il contrario è la mamma puttana. Però sono anche quella persona che se la temperatura scende di mezzo grado mi si blocca la circolazione alle braccia. Vorrei che voi poteste sentire il freddo della mia mano toccandola in questo momento, solo per avere un'idea, ma... Che cazzo succede ai semi di fuoco? Perché ora restano in aria? Ma vabbè. 12, ne abbiamo 12. Rama, è un faccione brutto. È il faccione di Zote, è il faccione di Zote di Hollow Knight, va bene? Va bene. Signor Cangrego de Fuego. Il cangrego di fuoco, de fuoco, per favore. Va bene, il Filippendo contro di lui è buggato, ma va bene. Perfetto. Perfetto. Allora, fatemi vedere se posso fare una cosa. No. Però posso fare... Questo. Perfetto. A posto, tutto secondo i piani. Allora. Incendio! Incendio! Allora. Preferisco mille volte incendio a incendio. Incendio. Madonna ragazzi, cioè, ma la prima run già è stata meme material. La seconda è veramente ignorante. Ragazzi, prometto che stasera guardo Il prigioniero di Azkaban in spagnolo. Prometto che lo faccio. Ho visto solo i primi due film in spagnolo. Però vabbè. Ragazzi, guardate Harry Potter in spagnolo. Ci sono delle gemme. Ma comunque sia. Allora. Di qua, di qua. Incendio! Vai. Ce la possiamo riuscire, ce la possiamo riuscire. Qua non c'era nulla. Incendio! Incendio! Va bene. Non puntare nemmeno, te lancia. Non serve la... Non serve puntare per l'incantesimo, basta lanciarlo direttamente. E se io lo prendessi ora? Prendo danno. Mi sembra giusto. Va bene. Tanto questa rana è per testare, questa rana è per testare. Incendio! Incendio! Vai, vai. Allora, allora. Dov'è la crackrana? Eccola. Era un esperimento che dovevamo fare, allora. Allora, va di qua, va di qua. Flipendo! Ora devo un attimo ragionare. Che strada dovevamo fare? Perché se non abbiamo tutti i semi, Hagrid non ci dà la figurina bella. Se non abbiamo tutti i semi, la figurina bella ce la sogniamo. Di qua, per favore. Vai! Ok. Ora. Va di qua, per favore. Tanto poi dobbiamo tornare indietro, ma... Questa volta i segreti li prendiamo tutti, me ne sbatto. Questa volta li prendiamo tutti i segreti. Ah! Lag. Che poi ribadisco, ragazzi, cioè, rispetto alla prima run... Cioè, nella prima run, in realtà, in fatto di segreti e figurine e tutto, in realtà ho perso veramente pochissima roba, in realtà. Mi sono perso davvero poche cose. Allora. Questo. Madonna, che dita fredde che ho, che cazzo. Ansia. Harry che non si aggrappa è ansia pura.
Perfetto. Can Grego de Fuego, per favore, muoia. Il lag. Oh, scusatemi, ma... Momento ansietta, ma... Ok, no, la mia voce sta venendo registrata, ok? No, perché era apparsa roba strana. Avevo paura che, che Audacity non mi stesse registrando la voce. Meglio accorgermene presto che fra 20... che fra un'ora. Allora, di qua. È anche vero che sto giocando su Virtual Machine, ma comunque... Speedrun. Ragazzi, facciamo speedrun, facciamo Harry Potter speedrun. Di qua. Ora lo speedrunniamo questo gioco, allora. Parabam. E ora, aspetta un momento, e ci guardiamo le notifiche di Hogwarts. Ah no, è vero. Ok. Mi stavo avvantaggiando anche per vedere dove stava la figurina successiva. 21. 21. 22, 23, 24, 25. Che ce ne manca uno? Non può mancarcene uno. Ne abbiamo perso uno, o no? Dove? Ne abbiamo perso uno? Dove? Dov'è che ne abbiamo perso uno? Flipendo! Dov'è che ne abbiamo perso uno? No! No, ragazzi, abbiamo presa nel culo? Ma... Scusatemi, ma... Ma... Se hai tutti e 25... No, ce ne siamo perso uno! Porca puttana! Ce ne siamo perso uno, no! Incendio! Quanto posso Incendio! Tornare indietro? Aspetta! Ce ne siamo perso uno, dove? Dov'è che ne abbiamo perso uno? No, aspettate! Incendio! Finché posso voglio tornare indietro, Incendio! aspettate! No, ce ne siamo perso uno, non so dove. Dio! Dov'è che ce lo siamo perso? Ma meno male che dicevo speedrun. No, ci siamo persi dei Can Grego de Fuego. No, dei Can Grego. Ci siamo persi della roba, ma dove? Dov'è che ce lo siamo perso? No, scusate, io di qua ci sono stato. Di qua ci sono stato, sì. No, ragazzi, sono 25 in totale. Li abbiamo persi da qualche parte. Dimmi che non erano prima del coso. Qui li abbiamo presi. Ragazzi, ditemi che non erano prima della cascata. Se erano prima della cascata, mi ammazzo. No, non posso ritornare indietro dalla cascata, mi sa. Non questa, ma quell'altra. Mi sa che c'è un punto dove non posso più tornare indietro. Qua ci sono stato, sì. No, aiuto. Ragazzi, no, io quella figurina la voglio, vaffanculo. Io la voglio quella figurina. Dovessi rifarmi tutto il livello a ritroso, quella figurina la voglio. No. Ma non dovremmo averli già beccati tutti? No, non capisco. No, ragazzi, mi sa che è finita. No, che palle. Mi sono inculato davvero, ma vaffanculo. No, no. No, ragazzi, voglio morire se davvero me ne sono persi. Ma non credo essermeli persi, cioè ho fatto tutto. No, ragazzi, io voglio il completismo, vaffanculo. No.
Meno male dicevo lo facciamo speedrun. Ragazzi, meno male dicevo che si fa speedrun. Lo facciamo speedrun se non perdiamo dei segni a caso, ma... Io ne avevo 25 la volta scorsa che sono arrivato da Hagrid. Perché ora 21? Non mi torna, non mi torna, non mi torna. Mi sono perso qualcosa da qualche parte. Perché quella era la fine davvero. Quella era la fine. Lag, lag pazzo. Lag pazzo, per favore. No, no, no. Gioco, please. Non mi laggare così, per favore. 19, 20. 21. Ma perché 21? No, non capisco per davvero. Stripendo! Non capisco, ragazzi. No. L'ho buggato. L'ho buggato, è rimasto... No, ma... Ma me li sono persi davvero? Ma che palle! No, niente figurina, vero? Ragazzi, non ho un cazzo idea di dove me li sono persi. Capra. Estupendo trabajo, Harry. Has recogido todas las semillas de fuego que necesito. Toma este cromo de magos de mi colección. Come tutti? Ma... Harry, non erano 25, ne ho segnate 25. Ma quindi l'avevo fatto bene. Ma quindi l'avevo... Ma quindi l'avevo fatto bene? No, vaffanculo. Vaffanculo, voglio morire. Voglio morire. No, c'è il muro invisibile, non posso a tutti gli effetti andare dalla capra. C'è il muro invisibile. Volevo pettare la capra, vaffanculo. Hagrid. Venga, ponlas al fuego, Harry. Ti prego, riportami la felicità, uomo, uomo incredibile. Che palle, l'avevo effettivamente fatto bene, erano 21. Lo has conseguido, Harry! Está saliendo! Lo has conseguido, Harry! ¿A qué es encantador? Lo llamaré Norberto. Norberto. Es el rich más noruego, ¿sabes? Sal, mi chiquitín. Ma quanto è bello. Gracias, Harry. Toma esta flauta. La podrás usar para dormir a algunas criaturas. Ahora será mejor que te prepares para jugar. No, el Quidditch di merda, no. Slytherin no. Es un... Pero tú a por ellos, ¿eh? Tú a por ellos. De pronto su primera comida a Norberto. No, ragazzi, cioè... Spanish Hagrid, Spanish Hagrid, Dio. Oh, Dio, il Quidditch di merda, va bene. Al partito del Quidditch. Sono il suo commentarista, Lee Jordan. Gryffindor contro Slytherin. Va bene. Beh, facciamo sta merda di Quidditch, facciamo sta merda di Quidditch. Il campo del Quidditch tiene tre porterie. Lo so! Tre cazzatori lanciano la quaffel che intentano passarla con... Fammi schippare, Dio! Cuidado con las blanche. Dov'è il skip? Bello che la gente sui spalti sono un PNG appiccicato lì, ma... Il nuovo buscador, 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 Gryffindor, 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 okay. Va bene, va bene, va bene. Come vuoi te? No, Kosig! Kosig, no! Kosig! E Raton! E Raton è caduto on! Oh, scusa Kosig, scusami! Non volevo farti cadere così, scusa! Il cappuccio, per favore, devo tenere Kosig fermo con il mio cappuccio, se no... Arriva! Y allí van, van, van. Va bene, facciamo sta merda. Vamos, vamos, va bene, facciamo sta merda. Al buscador de Dordedordery. Oddio, lag. Griffin, Griffin, Griffin. Arriva, Griffin, Griffin, Griffin. Che merda al Quidditch, che merda al Quidditch.
fatto subito. Oh mio Dio. Massimo di punti. Spara, spara, spara. Potter lo ha conseguito. Potter lo ha conseguito. Potter lo ha conseguito. Harry Potter. Nosik, devo trovare un modo per farti stare fermo. Scusami. Connexion, va bene. Devo trovare un modo per far stare qua Gosig senza troppi problemi. Ma che cazzo succede? Cosa cazzo sta succedendo? Scusami. Ma perché ancora sta... Ma no, perché non è finita? Ti prego, mandami via da qui. Harry Potter, il buscador más joven della storia di Hogwarts, había ganado el partido de Quidditch. Sì. Vabbè, ora andiamo che facciamo qualcosa di interessante. Vestibolo di Hogwarts. Oddio! Lumos! Allora, aspetta. De nuevo felicidades por ganar el partido de Quidditch contra Slytherin. Estuviste increíble. È increíble. Me preocupa, Harry. Ron y yo hemos oído ruidos extraños fuera del pasillo prohibido. Subí al tercer piso y echa un vistazo. El pasillo prohibido. Ok, va bene. C'è qualcosa laggiù, va bene. ¿Y de verdad tienes una cicatriz con forma de rayo en la frente? Sí, ho una cicatriz en forma de raggio sulla fronte. Hola, Harry. Hola, bro. Hola, frat. È bellissimo che in questo gioco mi salutano anche quelli di Serpeverde, mi salutano tutti. Acabo de leer en el profeta que han asaltado Gringotts, el banco de los magos. ¿Quién habrá sido? Chi sarà mai stato ad assalire la Gringotts? Chi sarà mai stato? E chi può essere? Può essere! Non è che è un po' essere! Può essere! Portavo mozzarella! De Napoli! Allora... Ah, non c'è ripassaggio qui. Allora, la prossima figurina me la danno Fred e George. Ma davvero non c'è un cazzo qui. Non c'è una mazza. Allora, la prossima me la danno Fred e George, giusto? Cacchio erano Fred e George? Me la davano loro. Me la davano loro la figurina. Un dia prezioso, non crees? Sì, è davvero una bella giornata. Por favor, para. Va bene. Por favor, para. Por favor, para. Va bene, paro. Come vuoi tu. El tercer piso está subiendo estas escaleras. Por lo menos ayer lo estaba. Ok, non ho capito cosa ha detto. Però sì, i dialoghi sono scritti davvero molto piccino, ragazzi. Cioè, posso seguire, posso leggere, però veramente ti finisci gli occhi. Allora, Fred e George. Allora, i due drogati, per favore. Oh mio Dio. Ok, loro sono andati laggiù. Allora. Innanzitutto spacca tutto perché sei un vandalo. Spacca tutto perché sono vandalo e parla con tutti. Eres un Gryffindor, ¿verdad? Bueno, es mejor que ser un Slytherin, supongo. Cioè, meglio Gryffindor che Serpeverde. Oh, ma cos'è sto razzismo nei confronti di Serpeverde? I don't condone. Signora. ¿Y de verdad tienes una cicatriz con forma de... Sì, a forma del raio sulla fronte. Ah, non posso passare di là, va bene. Allora, Fred e George stanno da quella parte di là, sì. Fossi in te, io non mi avvicinerei tantissimo al vaso rotto. Perché potrebbero incolparti. ¿Tienes una cicatriz con forma de rayo en la frente? Sí. No me gusta ese tal Snape. Me pone la piel de gallina. Non mi piace il professor Snape? Ah, mi fa venire la pelle d'oca! Le pelle di gallina, la pelle d'oca. No, vabbè. Non potevo inchiamarmi da dietro. Mi fa venire la pelle d'oca, incredibile. Pelle d'oca lo chiamo pelle di gallina, va bene, fantastico. Cuidado con las tentáculas venenosas del invernadero. He oído que son peligrosas. Ok. Lo siento, pero no hablo con los del primer año. Ma va a fare in culo, ti devi morire. Non parlo con quelli del primo anno. Sì, va a cagare, stronza. Ora ti va bene, eh. Ora ti va bene, infame. Allo moralo. Vai qua per favore. Ragazzi, ora speedrunniamo.
Fino a che non arriviamo dall'humus possiamo speedrunnare. Perfetto, ora lo lascio lì perché sono un vandalo di merda. Allora. He oído que hay una puerta secreta por aquí. Sì, ci deve essere una porta segreta, l'ho già trovata, arrivi tardi. Eres muy obstinado, eh? Sì. Allora. Ok, lei ha detto qualcosa di punti di corvo nero, ma... Adesso vai di qua, per favore. No, ora facciamo 100% speedrun. Ora facciamo speedrun 100%, affanculo. Allora, aspetta, ora c'è gli gnomi di merda. Allora. Per favore. Oddio, dove cazzo sono volato? Dove cazzo sono volato? Va bene, sono volato da qualche parte, ok, ok. Non so come. Ah! Non voglio sapere se mi sta ancora inseguendo. Merda, mi sta ancora inseguendo sto stronzo! Bastardo, mi sta ancora inseguendo! Scappa! Oh! Che ansia! Che ansia, Dio! Ci credeva fino in fondo quell'infame, Dio! Chissà se può attaccarmi durante una cazzo. Sì, che ho le garagas. Sì, che ho le 25 garagas, sì. Sono per una bromilla che le vamos a gastar a los de Slytherin. Sì. Toma, este cromo es para ti. Sì, sì. Stanno pianificando di riempire tutti gli snack di serpe verde con, con il lassativo, sì, sì. No, volevo vedere se riusciva a passare là. Bastardi. Va bene, e la prossima dove sta? Ok, so dove sta la prossima garaga, cioè la prossima figurina, non le garaga, la garagas. Le garagas sono le cose, le... gelatine. Ho pensato che ci fosse ancora lo gnomo. Ho pensato che in qualche modo potesse esserci ancora lo gnomo, Dio santo. Che ansia. Adesso vai di qua e spera che lo gnomo non ci sia. Spera che lo gnomo non ci sia. Il professor Snape mi dà scalofrio. Sì, mi dà scalofrio. Le ranas de chocolate sono molto buone quando andas scarso di resistenza. Sì, sono il meglio quando sei scarso di vita. Il piso sta subendo queste scaleras. Por lo menos ayer lo estaba. Sì, lei dice del terzo piano in cima a quello. Perlomeno c'era il giorno prima, ma. Allora, ora dobbiamo imparare l'humus. Allora, ragazzi. Il Lumos. Imparare il Lumos è l'ultimo grande ostacolo. Bello, il Piton era fermo lì prima. Allora, ragazzi, imparare il Lumos è l'ultimo grande ostacolo che può porsi fra noi e la fine del gioco. Se non perdiamo troppo tempo, possiamo speedrunnare. Wow, hai visto eso? ¡Sí, ¡ho visto! Acaba de salir del pasillo prohibido y cojea mucho. Venga, Harry, sí. Vamos a echar un vistazo antes de que vuelva Filch. Sí, prima arrivi Filch, prima arrivi Gaza. ¿Has oído ese gruñido? Creo que hay algo horrible bajando por el pasillo. Sí. Cazzo, es vero, Ron. El pasillo. Hermione. Mejor me lo dices de camino. Llegaremos tarde a la clase de defensa contra las artes sí, oscuras. Sí, sí, sí. Defensa contra las artes oscuras, sí, sí. Las artes oscuras, scusatemi. Vai. Per favore. È l'ultimo ostacolo che può porsi fra noi e la fine del gioco. Hoy aprenderemos a iluminar la magia oscura con el hechizo Lumos. Ok, ok. È l'ora dell'ansia. Luego mantén
pulsado el botón del ratón? El botón del ratón, el botón del ratón. Suelta el botón cuando estés listo. Aiuto, la sensibilità è brutta, la sensibilità è brutta. Però 26 alla prima. Allora, aspettate, la sensibilità del mouse è brutta, aspettate. Devo diminuire velocità del ratone. Abbassiamo un attimo la velocità del ratone. Che forma era essa, Potter? Potter. Puoi hacerlo, Potter. Perché se devo andare veloce, devo riuscire a essere abbastanza preciso. Devo essere più veloce e più preciso. Ah sì, no. Sì, no. Puedes hacerlo. Ho le dita fredde, ragazzi, ho le dita fredde. Ok, 45. 45. Possiamo farcela. Esa no es la forma que esperaba, Potter. Non è la forma che speravo, Potter. Sì, sì, neanche la mia. Sigue intentándolo. Che cazzo ho fatto? Che è sta merda? Però 54! Va a cagare, 54! È fatta! Possiamo finire il gioco! Basato bene! È basato bene! Sì, sì! È fatta! È fatta! Oh mio Dio! Va bene! Va bene! Ci va bene! Che forma era essa, Potter? Ok, possiamo finire il gioco! Gosig, nutrisciti anche tu, cazzo! Ah, oh, è fatta! Cazzo ha fatto Harry per un attimo? È desafio Lumos! Sì, è desafio Lumos, allora. Mantén pulsado el botón del ratón. Botón del ratón, el botón del ratón. Para lanzar Lumos, suelta el botón. Podrás practicar con esa gárgola. Gárgola. ¿Cuánto se ha divertido el doppiatore di Raptor? No pierdas el tiempo, Potter. Lanza Lumos sobre la estatua para descubrir el camino correcto. Y si yo te dijese di no, si yo te dijese no. Madonna, che porta veramente fatta male, Dio. Che porta davvero fatta male, ok. Sì, però, per favore. Lumos! Ok. Eso es muy ocurrente, ¿verdad? Ahora podrás cruzar el abismo y recoger tus estrellas del desafío. Te veré al final. Ok, ok. Te veré al final, sí. No pierdas el tiempo, Potter. Lanza Lumos sobre la estatua para descubrir el camino correcto. Ma l'ho fatto. Non posso più parlargli, mi sa che ho aperto un muro invisibile nei confronti di quest'uomo. Allora, e c'era anche un passaggio segreto pazzo qui, allora. Qui c'era anche un passaggio segreto veramente pazzo. Allora, vi ricordate che la volta scorsa c'era una cosa? Ok, non è qui. La volta scorsa c'era una stella che non avevo un cazzo idea di come riuscire ad arrivare a prenderla. Bene, ho visto una guida per capire come arrivarla a prendere. Credo che non ci sarei arrivato nel giro di run. Credo che non ci sarei mai arrivato per vie convenzionali. Ma tanto il Lumos, usalo qui. Credo che per vie convenzionali non l'avrei mai scoperto. Ma comunque, Desafio. Allora, non è qua, è lievemente dopo. Allora, vai di qua, per favore. Usa questo, per favore, spacca lui e spacca lui. Perché le Garagas sono importanti. Allora. Si può fare. Sì, sì, lo so. Lo so che c'è questo, ma Harry, muoviti, per favore. Ok. Allora, Vai di qua. Per favore. Perfetto. Adesso di qua.
non c'è nulla qui al momento. Aspetta, vai di qua. Ora apri qui. Mi sembra che sia da questa parte che c'è roba da aprire. Allora, se non era qui era dopo. Allora, se non era qui stava dopo. E credo che stesse dopo. Ma vai qua per favore. Allora ragazzi, devo cercare di capire una cosa. Allora, una stella che a noi mancava era la figurina che a noi mancava era qua. Io l'avevo anche detto. Tocchiamo il rosone, perché il rosone probabilmente c'è un segreto. Ok, Henry, perché il rosone probabilmente c'è un segreto. Ci avevo visto giusto, solo che è sul rosone sbagliato. Ci avevo visto giusto, solo che era il rosone sbagliato. Allora, oddio, che cazzo fai, Henry? Allora, nella stessa stanza? Allora aspettate, aspettate un momento, aspetta. Fermi, fermi, fermi. Nella stessa stanza, diceva la guida, non qui, nella stessa stanza. Allora aspettate, c'è da usare l'alomora su uno di questi affari. C'è da usare l'alomora su uno di questi affari, aspettate. Questo. Ragazzi, un'infamata pazza. Ma non era ancora per la cosa. Era più avanti, non era per... Mi ricordavo c'era da fare questa roba, ma... Non qui. Davvero era da rifare più avanti? No, aspettate. Aspettate che c'è roba che non mi torna. Fermi, fermi. C'è roba che non mi torna. Sì, di qua. Aspettate, perché c'è davvero della roba che non mi torna. Lui l'abbiamo fatto adesso, ma... Era dopo? Sul serio? Era qui. Ok, aspettate, avevo sbagliato stanza io. Avevo sbagliato stanza io. Era questa, effettivamente. Era questa la stanza dove andava fatta quella cosa pazza. Allora, non è lui, è un altro. Un altro di questi cosi dovrebbe avere un passaggio segreto. Allora, il Wingardium Leviosa. Allora, che bello poter usare il Wingardium Leviosa per bene. Fermo, collabora, bastardo di merda. Allora, possiamo farcela, ragazzi, possiamo finirlo. Se speedrunniamo abbastanza, lo possiamo finire in questa sessione. Allora, voglio davvero finirlo, perché prima finisco un gioco e prima ne comincio un altro. E ho bisogno... Allora, vi spiego la mia filosofia di vita, ragazzi. Arrampicati. Vi spiego la mia filosofia di vita, ragazzi. Io ho bisogno di avere sempre video pronti in anticipo. Se mi ritrovo a registrare video all'ultimo momento, vado in ansia. Ok, allora aspetta, era lui? Sì, era lui. Bastardo, bastardo. E questo è il modo per ottenere la stella che noi ce l'avevamo persi. C'era il passaggio segreto lì, ragazzi. Io questo non ci sarei arrivato nel giro di millenni. Ci avrei messo gli anni a capire sta roba, perché erano tutti uguali. Erano tutti uguali questi cosi. E non potevi prevedere che potesse... Ho sentito rumori. Non potevi prevedere che facesse roba. Ma comunque, o meglio, non potevi capire che ti avrebbe aperto un passaggio. Ma comunque, per favore, usa il Lumos, porca troia. Allora, oh mio Dio, ragazzi, state vedendo. No, non siamo ancora a livelli di Dark Bob. Non siamo ancora a livelli di Dark Bob. Allora, ragazzi, per quelli di voi che stanno guardando questa serie ma non sono abituali del canale, vergognatevi se non lo siete. Dark Bob, se volete un esempio, è sbucato fuori qualche volta durante tutto il gameplay di Conker's Bad Fur Day, ma a piccoli passi. Allora, Conker's Bad Fur Day è un gioco che mi ha fatto impazzire a piccoli passi. Poi
Cioè, sempre di più, ma piano. Poi c'è stato quiz della patente B, credo episodio 21-17, non mi ricordo di preciso quale. Ma uno degli episodi intermedi. E poi che mi ha fatto impazzire proprio completamente, c'è stato... coso? La seconda run di Silent Hill 3. Sì, grazie. Sì, e lui mi fa danno per forza, però sta merda. Oh, ma che cazzo fa? Oh, perché non lo punta? Sì, tutti dicono che dovrei stare in uno zoo, sì. Ma io non capisco, cioè, la mira verso Pix è sbagliata. Sì, ma Pix parla con una voce che sembra quasi francese a una certa. Parla con una voce che a una certa sembra quasi francese quest'uomo, ma va bene. Allora, vai di qua. Allora, apri lui. Allora. Ragazzi, ma quanto è bella la colonna sonora di quando combatti Pix? Fatto. E poi non si ripete, ma va bene. Aspetta, dove sta la prossima figurina? Aspetta. Ok, la prossima figurina è dopo il Lumos. Possiamo andare tranquilli. La prossima figurina è dopo la sfida Lumos. Possiamo andare tranquilli. Allora. Sono le... Allora, fermo. Sono le 6 e 13. Sono le 6 e 13, possiamo finirlo. Se Harry non fa stronzate. Ok. Flipendo. Madonna, bullizzata no! Quella cosa, quella Nox. Quella Dox, scusate, perché la docilina è la Dox. Che tanto docilina non mi sembra, ma comunque. Allora. Che poi, ragazzi, alla fine gira e rigira. Non mi è servito fare una run in inglese per vedere il gioco in inglese. Perché alla fine il gioco l'ho visto in inglese durante la speedrun per vedere dove stavano i segreti che ho missato. Quindi... Allora. Le Garagas però le voglio tutte. Le Garagas le voglio tutte quante. Allora. Salta, mamen. Alohomora! Ma che cazzo? Ma che cazzo vuoi, Alohomora? Ma Alohomora che cosa? Perché Alohomora? Va bene. Non devo farmi queste domande. Salta. Stavo per fare la stessa cazzata della volta scorsa. Ok. Amico Joe. Creo che me he perdido. Mi fa sempre ridere. No, che fastidio che la porta si apre dal lato sbagliato. Ah! La porta si apre dal lato sbagliato. Che fastidio. Ah! Va bene. No, comunque quel credo di essermi perso ha avuto una pausa che non so quanto potesse essere giusta. Non mi è piaciuta tantissimo quella mini pausa. Por favor, para. Te conosco? Ma io ti conosco, boh. Oh, se non mi conosci adesso, mi conoscerai. Ah, già, è vero, a meno che tu non muoia nella battaglia di Hogwarts, è vero. Credo che me è perdido. Credo che me è perdido. Cioè, ma... Ragazzi, ma... Io non... Ragazzi, se un giorno io dovessi sviluppare un videogioco, cosa che non accadrà mai, forse quando mi sarò reincarnato 26-27 volte e sarò un programmatore di videogiochi, quando lo potrò fare metterò un Okay. Metterò un personaggio così in una zona completamente a caso, solo per fargli dire credo di essermi perso. Hola de nuevo, Harry. Sì. Chico listo, has encontrado mi lugar secreto para la siesta. Mi hai trovato il posto segreto per la siesta. Sì, è vero. Giusto. Nessuno accende il riscaldamento, ma va bene. Va bene. Se, più riscaldamento c'è acceso, più dobbiamo pagare. È Putin che ci manda il gas. Se, dobbiamo pagare il meno possibile, così salveremo tutti e vinceremo la...
Ragazzi, ridete scherzando, noi giovani... Oddio, che cazzo succede? Ragazzi, ridete scherzando, noi giovani siamo quelli che davvero stanno pian piano salvando il mondo. Cioè, durante il lockdown siamo stati gli unici in casa, fermi a farci i cazzi nostri, senza rompere le palle. Abbiamo comprato il bundle per i giochi dell'Ucraina a $15. Cioè... siamo quelli che stanno cercando di salvare il pianeta, ma tanto... Cioè, ragazzi, guardate, se ci gira bene... Se siamo fortunati, fra 30 anni ci estinguiamo. Se siamo fortunati, fra 30 anni siamo tutti estinti. E non dovremmo pensare... Cioè, ragazzi, ma perché lavorare? Perché doversi cercare un lavoro e campare se tanto non sopravviveremo 30 anni? Aiuto, aiuto. Se tanto fra 30 anni saremo tutti morti, non ci serve. Oh. Has recogido todas las estrellas del desafío. Sì, tutte le stelle del desafio, perfetto. Gryffindor, vete a tu classe de... Andiamo da Piton, andiamo da Piton. Snap, snap, andiamo da Snap. Oh. Allora, la prossima figurina ce la danno Fred e George.